Molto affollata l'assemblea al presidio blocco dell'Artoni contro i 41 licenziamenti fatti a dicembre. L'assemblea si apre con la notizia della mobilità richiesta dall'Artoni per altri 20 lavoratori. Diventa a questo punto ancora più importante l'avvertenza e la lotta che si sta portando avanti in questi giorni. Il giorno 7 dicono: noi qua abbiamo bisogno di 23 persone a tempo pieno e 16 persone a part time. Il giorno 10 parte la procedura di mobilità, come dire, licenziamento di tutti e quante, anche i lavoratori di Artoni. È chiaro che è una risposta provocatoria alla lotta che stiamo facendo, perché loro pretendono e vorrebbero che attraverso questo ricatto che ti fanno, guardate che se voi continuate a fare il blocco qua, ci rimettono in lavoro anche i 20 dipendenti di Artoni e anche gli altri 30-40 autisti che lavorano qua da Artoni, no? Un problema nuovo di come dobbiamo affrontare questa situazione. Ci troviamo, adesso valuteremo, sentiremo che cosa diranno i lavoratori dipendenti di Artoni. È chiaro che si crea una situazione in cui non sono più 40 i licenziati, diventano 60, più gli autisti, che però è più complicato rapportarsi con gli autisti, però 60 persone che sono oggi non ancora 40 sicuri che sono senza lavoro, 20 che si vedrà. In controllo, questo è quello che Artoni ha in mente ed è chiaro che questo non potremo mai accettarlo, perché vuol dire che anche in altri magazzini poi questa cosa potrebbe riprodursi e questo non possiamo tollerare. Per questo è fondamentale che anche tutti i lavoratori presenti qua degli altri magazzini, da TNT, Bartolini, GLS, Ali, SDA, DHL, Ceva, cioè qua ci sono tante cooperative di altri magazzini, no, che sono presenti oggi. È importante che per noi diventi fondamentale una lotta di tutti. Questa è una grande opportunità che abbiamo, perché se riusciamo ovviamente a vincere una battaglia in questo senso qua, è chiaro che è un qualcosa che può valere per tutti quanti gli altri lavoratori. Buonasera a tutti, voglio prima di tutto graziare a tutti i ragazzi che ha anticipato a tutti il nostro della. Io il primo ragazzo che licenziato del 41. Ecco, siamo 41 persone qua, però io il primo ragazzo, io che ho lavorato quasi 8 anni qua, sono sposato, 3 figli. Adesso quasi 15 giorni, quanto prima di arrivato la licenziamento, sono dormi qua dentro con i caselli. E grazie a Gianni e a Cubas che hanno dato la mano da anni e da anni, quasi 3 anni che ho seguito la nostra storia. Il primo, siamo 41 persone dentro Artoni, il primo ragazzo ha 20 anni qua. Dove va quella persona adesso che è arrivato un punto di licenziamento e vado fuori? Per quale motivo non siamo licenziati, ragazzi? Per quale motivo? Fino adesso non siamo, anche noi sappiamo per quale motivo licenziati. Per Artoni non voglio rispettare il contratto nazionale. Bravo. Così, l'importante è questo. Lui vuole fare come Artoni, loro sapevano tutto questo. La figlia di Artoni che si questo filiale qua era un ministro di lavoro, come dice lei, però vuole licenziati noi che hanno 20 anni qua e a portare i ragazzi, l'agenzia delle entrate che fanno qua 3 ore, 4 ore, 5 ore e mandano a casa. E noi adesso, per il momento, non muoviamo qua fino al fine, perché io dove vado adesso? L'importante, dove vado? A casa? No. Alla strada ormai, per questa crisi non si può lavorare da qualche parte. Noi non chiediamo niente da Artoni, non chiediamo solo tornare al nostro lavoro, al nostro posto e basta. Bravo. E non vogliamo, e non vogliamo nessuno, e non accetta nessuno che viene al mio posto. Due cose, noi, io non ho fino, non serve né soldi, né vado, né voglio tornare al mio posto. Chi vuole, l'unica cosa che chiediamo a tutti 41 persone, basta tornare al mio posto tranquillo, come fare come altri. E grazie a tutti per l'anticipazione e quelli che vogliono fare. E questo presidio, ringrazio a tutti e siamo qua
per tenere il posto di lavoro e non per altro, non ci muoviamo qua. E grazie a tutti. Faccio parte dei 41 ragazzi che siamo stati licenziati, come diceva il mio collega. In questo periodo che c'è tanta crisi, tutti abbiamo famiglia, come possiamo andare avanti senza un posto di lavoro? Come diceva lui, perché ci hanno licenziato? Il lavoro c'è. Che altro motivo? Non è altro che l'Artoni vuole tornare a 4 anni prima, che sarebbe non prendere malattia, senza ferie, senza nessun diritto, e fare con le loro cooperative che portano quel che vogliono a scopo loro, a guadagno loro. Quindi ringrazio a tutti per la vostra presenza e spero che questo qua vada a buon fine. Però, come diceva il mio collega, noi non abbiamo niente altro da perdere. Noi continueremo qua a lottare fino alla fine. Grazie. Ringrazio a tutti.